Ehi, la ciurma! Spaventati, eh? Sono Mazzetes e benvenuti con questo bellissimo video di Magic dove sto andando, torniamo indietro, single player, lui, campaign! E andiamo a spaccare qualche faccia Shandalar. Tutto bene? Tutto a posto? Oddio, Naked Guardians. Speriamo in bene. Incrociamo le dita? Mi incrociate le dita, per favore. Incrocia le dita tuo, visto che non hai le dita incrociate. Pezzente. Allora, arriviamo alla tomba. Solo per essere confrontato con l'antico spirito di un. Di uno sciamano Nak. Crazed? Non so cosa voglia dire. Neanche Amid Cackling. Vabbè. Ti dice che la profezia si sta compiendo. The World Slayer, cioè il soggiogatore del mondo, un demone di grande potere. Qualcosa a Shandalar e Onak risorgerà di nuovo. Hai una brutta sensazione di conoscere chi è il soggiogatore del mondo. Ah, è così, lui ci dà queste informazioni, però dobbiamo batterlo comunque. Ma cioè, nel senso, ma dovete fare duelli per ogni cosa? Ma non lo so io. You play Thirst. Sì, I like that shit. Allora, vediamo un attimo. Io giocherei questo, così c'ho subito Trained Karkal e non è niente male. Poi il Selesnya's Guildgate. Selesnya, scusatemi. Selesnya Guildgate lo giochiamo magari in un secondo istante, visto che non può essere utilizzato subito. Allora, un mazzo rosso sembra. Allora, andiamo di Forest, io andrei di Forest, Gump, sì. Così da giocare anche Wandering Wolf. E già che ci sono, attaccare col Trained Karkal che ha un lifelink e ci dà un punticino in più. E uno in meno a lui. Che non è mai male! Perché con un punto si può vincere o perdere. Ricordate per esempio delle partite che ho vinto con 2 punti vita alla fin fine. Quindi. Ah, un rosso nero. Tipo Valdostano. Allora, se gioco quello mi cambia qualcosa. Posso giocare qualcosa di più. 3-1. No. Quindi giochiamo il Selesnya's Guildgate. Selesnya Guildgate. Ok, attacchiamo con questi. Poi magari lui gioca qualcosa che ha haste e mi apre. Però magari anche no. E gli facciamo un po' di dannini. Anche perché è rosso, quindi credo che mi aprirà il sederino se non faccio in fretta, diciamo. Ah, ma non sta giocando un Kai'Sa di niente. Beh, meglio per noi, scusa. Forest e farei un Assault Griffin? Sì, direi di sì. Un Assault Griffin. E attaccherei con queste. Così andiamo a 23 e lui scende a 13. Se so ancora contare. Che non è mai detto, ragazzi. Guardate che sembra scontato, ma quante persone che ci sono che non sanno contare al giorno d'oggi? Ah, e non gioca a nulla. Ah, no, è Dunkesbach. Bloodthirst Flying. Bloodthirst 1 cosa vuol dire? Sì. If one of its controller's opponents was damaged during the turn. Ah, cioè, quindi potrebbe prendere dei punti bonus se mi avesse fatto danno, ma non mi ha fatto danno. Però potrebbe essere preoccupante questa storia. Cioè, se mi fa danno, ha dei bonus in più. Credo che userà una tattica del genere, anche perché
No, per ora direi di niente, non giocherò niente, continuerò piuttosto e attaccherò con questi due. Quello a volare però si sacrifica se per caso no mi distruggerebbe il Wandering Wolf. Però scusa, chi se ne sbatte, dai, ne perdo uno, lui ne perde uno. Ah, mi toglie il Trained Caracal, vabbè. Io prendo comunque un punticino. E lui ne perde uno. No, non voglio giocare a Nimbus Wing, almeno non per ora. Se non altro lui adesso non potrà attaccare con quello perché l'ha perso. Gioca qualcos'altro, gioca questo, che è un gigante con 4-4, ma non è una cosa preoccupante, perché fin tanto che non ha volare, mi intimorisce ben poco. Allora, io gioco questo, e posso giocare Researcher Angel? No. Aegis Angel nemmeno, perché sono 4-2, io ne ho 4-1. Nimbus Wings, ma su chi lo gi gioco, scusa? Ma dai. No, no, non voglio giocarlo su queste carte qua. Io andrei più che altro con questo con volare e boh, se per caso lui mi attacca poi col gigante mi piglio 4 danni, non è una cosa grave alla fine, dai. Continua. Ah, è un gate quello. Sì, dai, fammi dei danni. Ah, però aspetta, 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 aspetta. Se mi fa dei danni potrebbe giocare qualcosa con Bloodthirst. Che non sarebbe una cosa comoda. Potrebbe anche non farlo, effettivamente. Dai, facciamogli fare dei danni. Sperando che non giochi dei Bloodthirst. Però è possibile che lo faccia. Avrebbe tipo, fosse un Bloodthirst 4, può prendere fino a un 4. Ah no, un altro gigante. Vabbè, dai, GG. Sì, ok, a 2-4-4. Però se adesso mi esce qualche carta interessante, no, cos'è questo? Sì, a travolgere ha un più 3 più 3. Potrei metterlo su. Quanto costa? 4 e 1, quindi tutto. Però prendo delle carte. Sì, non è male, scusa. E vado così. Ah, avrei potuto metterlo su quello. Così poteva pararmi dai giganti, ma vabbè, non importa, mi fanno 8 danni alla fin fine. Quindi pesco 6 carte. Yeah! E quindi posso giocare una foresta. Allora, devo scartare 2 carte. Allora, ho troppi Hunt the Weak, quindi questi lì. Però, Standing Troops, Wandering Wolf, Aegis Angel. Ah sì, eliminiamo due Hunt of the Weak. Adesso lui magari mi farà un po' di danni, ma. Ma uno glielo blocco, l'altro glielo lascio passare. Bonebreaker Giant. Cioè proprio spacca le ossa. Vabbè, non è grave, dai. Tanto direi che è chiusa questa. Anzi, potremmo magari anche strafare con un Aegis Angel, con un Resolute Change. Abbiamo 5 e 2, sì. Però scusa, Aegis Angel credo che faccia più danni, sì, infatti 5-5. A permanent being just indestructible. Boh. E questo mi pare che possa porre fine al nostro nemico. Onak Guardians. Vedi ciccione con la pancia così grossa. Ti rovini soltanto la vita. Ti rovini la vita. Allora. Ok, ho sbloccato cosa? Plane Unlocked Zendikar. Ah sì. Che è la cosa finale.
Sono passati giusto 10 minuti, quindi credo che possiamo passare anche alla missione successiva, visto che non è stato troppo complessa. Visto che hai sconfitto lo sciamano, colpisci l'antico altare. Trovi uno strano cristallo, una strana orbe di cristallo. Nelle sue profondità vedi una palude vasta. La forma ulcheggiante, non lo so, del demone Obnixilis. Forse questo oggetto può aiutarti a tracciarlo, cioè a capire dove si trova. Quindi dobbiamo andare in quella palude, suppongo. Se ci muoviamo, riusciamo ad andare anche alla palude. Cosa mi ha sbloccato? Ah, no, siamo andati semplicemente nella nuova zona. Questi goblinetti non mi piacciono. Là in fondo ci sarà quel tizio mica tanto carino, immagino. Il boss of the boss. Questi sono dei goblinetti. Even as you hunt Garruk. Ah, anche se cacci Garruk, sai che lui ti sta cacciando, ma non è l'unico pericolo che devi affrontare. Una banda di zendicari ti blocca la strada. Loro ti chiedono il tesoro e non se ne andranno senza fare un combattimento, quindi dobbiamo spaccare la faccia a questi. Però mi auguro che non siano troppo. Forza nel numero. No. Draw new hand. Ma che schifo, scusa. Ristartiamola, scusa. Restart. Yes. Continuiamo, vediamo se adesso viene qualcosa di più utile. Ma mi escono tutti i doppioni. No, ma scusa, due pianure. No, keep new hand. No, keep hand, scusa. Volevo draw new hand. E mi sono confuso. Vabbè, sì, goblin. Vai. Ma proviamo. Peggio che andare di notte. Oh, dai, l'ultimo, eh. L'ultimo perché mi sto rompendo un po' i cabasisi. Allora, questo. Ma sì, non è male. Ho due Nimbus Wing, però un Wandering Wolf Va, proviamo a tenerla. Male che vada, perdiamo, dai. Cos'è sta a fare, scusa? Ah, quindi cerca delle carte terra, insomma. E l'ha giocata. Ok, allora, andrei su questo. E niente. Prossimo turno posso giocare al Wandering Wolf. Cos'è quella? Ah, che terra è? Non l'ho vista bene. Era carina. Ora Rai of Survivalist. Ok, saranno tutti ally che si pompano a vicenda. E questo non ci piace. Ma qual è 2-2, scusa? È entrato lui da solo. Vai con il Wandering Wolf. Non mi sta piacendo quel tipetto, eh? No, 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 no. Dobbiamo rifare loro i connotati. Ma che Kaiser. Che mazzo strano ha? È verde, rosso, bianco. È tutto. Questo posso giocarlo 2 e 1. No, non ne ho 2. Quindi facciamo così e Nimbus Wings più 1 più 2 a volare. Ma così così lo giocherei su Attended Knight, ma dopo comunque. Anche perché adesso mi fornisce qualcosina in più. Ma io attaccherei con questo. Se me lo blocca muore. E ci perde più lui.
Infatti non lo blocca. Perfetto. Ma bella quella carta foresta, perché non ce l'ho anch'io? È un altro ally, e infatti. Stonework Puma. Ah, ma solo quello ha il bonus, però, comunque. Quello no, quello ha un 2-2 e basta, l'altro diventerà 3-3. Infatti. Forse ci sarà comodo un Ant of the Week oppure un Angelic Edict. Ma io sacrifico questo. Sì. Poi dopo ci penseremo. Allora, giochiamo Serenia's Guildgate. E poi dire. Allora, questo dà un più uno su una creatura. Però questo dà un più uno più due. E a volare. Io mi giocherei questo sull'attendere. Attended Knight e salterei la fase di attacco. Così che lui non può attaccarmi perché sennò muore. Cioè li perde tutti e due se attacca. Adesso cosa gioca? Oh, porca miseria! Quell'Oran Oran Rhyhef Survivalist non mi piace proprio perché quello adesso va a 2. No, non voglio perdere una creatura per colpa sua. Ah, però questo è First Strike. Sì, però comunque non fa 4 danni. Allora io farei. Ma glielo esiliamo? Però ne ha un altro. Io farei piuttosto un. Questo. Lo farei. Gli farei poi il bonus su lui. Così è un 4-5 con volare e non dovrebbe dare grossi problemi. E gioco un altro Nimbus Wings? No, me lo terrei più che altro per più tardi. Se per caso mi esce tipo un. Schippa, però ho paura che tiri fuori qualcos'altro di brutto. Tipo un altro Oran. Gioca un altro di quello e. Un altro ally. Con Trample! Oddio, e anche quello ha un più uno se c'ha degli altri tizi accanto. Porca di quella miseria. Quello diventa un 5-5 di nuovo. Non posso fare niente per fermarlo. Ma se io facessi così, Wandering Wolf. E poi Attendee Knight dovrebbe mandarli nell'ordine. Però effettivamente lo controlla lui come. The attacking player chooses how the attacking creature's damage is assigned. Quindi potrebbe. Uccidermi prima quello e poi dopo. Senti, io sacrifico il Timberland Guide. Oh, sta storia è tosta, la perderemo sta partita. Perché non stiamo riuscendo assolutamente a contrastare questo suo predominio spredominante. E tra l'altro, vabbè, non ho neanche più l'Angelic Edict per seccarlo. Non so se a questo punto attaccare con questo fargli 4 danni. Però poi lui quanti me ne fa di ritorno. Però vai. No, dobbiamo cercare di fargli dei danni prima che lui ci uccida del tutto. Perché altrimenti siamo fuori gara qua. Allora. Ok, due soldati mette. Perché 7-7? Perché 5-5? Non sono dell'ally questi. Sì. Perché?
Buonanotte, ho perso adesso. No, posso bloccargli. Se gli blocco solo questo fa 10, 17 ho perso. Quindi devo bloccargli questo e un altro di questi. Per forza. Un punto vita. Allora, first strike, lifelink, protection from demons and from dragons. Però è un 5-5. Un Angelic Edict, io esilierei quello. Sì. Però ho perso comunque. Basta che mi attacchi con uno di quelli. Buonanotte. Il problema sono questi. Ok, addio. E beh, dai, ragazzi, una vinta e una persa non è male come cosa. No, cioè in realtà sì, ma vabbè, non importa. Adesso vedremo poi in futuro come recuperare. Io comunque vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana. Ho lasciato un video per la pianificazione di questa settimana. Vi consiglio di vederlo. L'ho caricato ieri, dovrebbe essere. E di queste delle prossime settimane. Quindi state aggiornati. Vi invito a lasciare un mi piace, anche se la seconda l'ho persa. Lo so, sono un nabbo. Vabbè, spero di avervi fatto almeno vedere un po' come funziona il gioco. A iscrivervi se per caso foste di quei pochi che non l'hanno ancora fatto. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, statemi bene.